Un saluto ai telespettatori, alle telespettatrici di Telesense e un saluto a Giulia Fiore, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Il Mantello, che gestisce l'Emporio Solidale di Ferrara. Ho detto bene, Giulia? Benissimo, buongiorno. Giulia, sono molto contenta di vederti e perché ho tante cose da chiederti. So che durante questi mesi di lockdown, che per molti sono stati mesi di inattività forzata, per te e per tutti i volontari del Mantello sono stati invece mesi intensi. Allora, partiamo da qua. Intanto ricordiamo a tutti che il Mantello, che nasce nel 2016 come progetto di comunità, si è trasformato nel 2019 in un'associazione di promozione sociale con una missione molto particolare che è, dilla tu. Sì, diciamo che lo scopo principale dell'Emporio è quello di intercettare dei nuclei familiari o delle persone singole in difficoltà socio-economica per offrire loro un supporto diciamo più concreto che riguarda insomma, la possibilità di avere un'integrazione alla spesa grazie al nostro market, ma soprattutto un sostegno basato sul piano relazionale, quindi entrando proprio in relazione con queste persone, che possa dar loro una mano a migliorare la loro situazione di vita, quindi a sviluppare la resilienza, concetto di cui oggi si parla molto spesso e in tempo di lockdown ancora di più c'è stato bisogno di resilienza, e di individuare insieme a queste persone, facendo un vero e proprio percorso, non solo bisogni, ma anche le risorse che queste persone possiedono, in modo tale, insomma, nel nostro piccolo di poterle aiutare a migliorare realmente la loro situazione ed evitare che scivolino ancora di più in una condizione di impoverimento. Possiamo dire che voi, come dire, cercate di fare un'azione che dia speranza e anche prevenga, insomma, fate prevenzione, perché ci possono essere delle situazioni di temporanea difficoltà, è facile scivolare, come hai detto tu, in situazioni di povertà stabile e dopo diventa sempre più difficile recuperare così. E allora, questa è un'azione che tu fai, sei una donna dal cuore tenero ma dalla volontà ferrea, come spesso, come è necessario quando si fa volontariato, tu con i volontari del Mantello fate cose importanti insieme anche ad imprese ferraresi, ad associazioni, a istituzioni, insomma la realtà del Mantello è una realtà complessa e molto variegata. Vediamo di ripercorrere un po' i componenti, diciamo le forze che sono tutte intorno al Mantello, a partire da voi volontari. Sì, intanto grazie Dalia per questa domanda perché mi dà anche l'occasione di veramente fare un ringraziamento di cuore a tutti, dal singolo cittadino alle istituzioni, a Telestense che fin dall'inizio ci sostiene, quindi insomma non mancano mai, non sono mai troppe le occasioni per dire grazie. E come appunto si diceva, adesso diciamo la natura giuridica del Mantello, siamo un'associazione di promozione sociale. Però è molto importante questa natura di progetto di comunità, perché l'assunto di base è proprio che della comunità ci si debba un po' prendere cura tutti, non solo magari gli addetti ai servizi, diciamo. E quindi proprio partendo dal presupposto che persone appunto in difficoltà possano essere aiutate, la cosa migliore è quella di farlo in sinergia, creando proprio una rete. Con ognuno che mette a disposizione quello che ha. Quindi abbiamo appunto tantissime aziende e realtà del territorio che ci offrono i loro prodotti, aziende che ci offrono i loro servizi, il volontario che viene qui e dedica il suo tempo e la sua passione nel prendersi cura degli altri. Quindi questo è proprio un aspetto fondamentale. E credo che anche questo periodo così inaspettato e particolare di lockdown abbia proprio mostrato come ci sia bisogno sempre di più di ritornare ad un concetto di comunità, sviluppando anche proprio un senso di appartenenza alla comunità, perché fondamentalmente ci si prende cura
di ciò che ci sta a cuore. Invece, finché io continuo a pensare che il problema economico, l'emarginazione sociale sia un problema di quella persona che però a me non riguarda, andremo sempre di più verso una società molto individualista. E invece diciamo che, così come qui al Mantello cerchiamo di, nella relazione col singolo, di sviluppare la resilienza delle persone, come progetto di comunità cerchiamo di sviluppare la resilienza della comunità. Certamente, è molto importante quello che dici, è molto importante perché noi siamo abituati in questa società, diciamo, dei numeri, dei dati, delle statistiche, a tradurre i fenomeni sociali appunto in dati, in numeri. In realtà noi stiamo sempre parlando di persone, e quindi i dati delle difficoltà, del disagio, della malattia sono singole persone che provano, diciamo così, che attraversano queste esperienze, e quindi prendersene cura, come fate voi, come ci stimolate a fare anche tutto intorno a voi, è sicuramente un'azione importante. Io vedo dei numeri sul sito del Mantello che crescono sempre. Allora, partiamo da questi: 27.360 ore di volontariato in questi anni. Sono tantissime. Sono tantissime, sì. Come si fa a diventare volontari? Allora, per diventare volontari è necessario... Scusate, l'aria condizionata mi... a questi guai. E allora, innanzitutto si può prendere adesso, in tempo ancora di emergenza sanitaria, prendere l'appuntamento. E si viene qua, ci si conosce, si spiega un pochino che cos'è il progetto, si cerca di capire anche la persona che idee ha, che aspettative ha, che cosa si sente di volersi mettere alla prova, perché poi il Mantello è un progetto talmente tanto complesso, con tantissime funzioni, e quindi insomma è giusto anche che ognuno si sperimenti in ciò che sente più vicino alle proprie corde, ecco. E dopodiché facciamo un breve percorso di circa 10 mezze giornate, sperimentando un po' gli ambiti diversi, quindi l'ambito più dell'accoglienza e del centro d'ascolto, l'ambito invece un po' più operativo del market, quindi cassa, allestimento scaffali, sempre comunque con l'occhio rivolto alla relazione. Io questo lo ricordo sempre, perché comunque veramente la relazione è il cuore di questo progetto, quindi che si stiano mettendo pacchi di pasta sullo scaffale o che si stia qui a fare un colloquio, veramente ci formiamo anche, per non dimenticarci mai che la relazione è alla base. E dopodiché, dopo che si è sperimentato un po', si fa un colloquio e si decide insomma, se si vuole continuare questa esperienza oppure magari no. Ecco. Certo, ma ecco, hai riassunto un po' le attività, non tutte, perché queste 27.360 ore come vengono spese dai volontari? Hai detto market, colloquio e di accoglienza delle famiglie che vengono a fare domanda per usufruire, diciamo, dei benefici del Mantello, e poi? Poi c'è tutta un po' la parte, diciamo, quella che noi definiamo dello scouting, quindi di questa relazione con i donatori, con le aziende, o anche banalmente di andare a guidare il furgone per andare poi a prendere i prodotti. Sono ore di formazione, questa è stata poi possibile in questi anni grazie all'Univol, all'Università del Volontariato. E poi anche delle riunioni, perché quello che cerchiamo di fare è di avere un'associazione quanto più anche democratica possibile. Quindi, partendo proprio dal presupposto che, così come cerchiamo di responsabilizzare le persone che vengono qui a fare un percorso con noi, è fondamentale che anche ogni singolo volontario si senta responsabilizzato e quindi anche coinvolto in tutti i processi decisionali, nel decidere le procedure operative. Questa insomma è una parte essenziale, intanto perché ognuno veramente può portare il suo contributo. E poi io penso, e questa vabbè, forse
perché sono una sociologa, quindi ho un po' una questa deformazione professionale. Credo che qualsiasi organismo, associazione, aggregato umano in realtà riesca ad essere veramente efficace nel rispondere ai bisogni della società quando ha questa capacità costante e continua di riflettere anche su se stessa e di essere flessibile all'occorrenza. E quindi solo così si riesce veramente a vivere calati nella realtà e a dare una risposta ai cittadini. E quindi parte di quelle ore lì sono anche riunioni e momenti di discussione, sì. Ecco, c'è tanto da fare, capisco, sia dal lato pratico che dal lato appunto relazionale, di studi, eccetera. Poi vedo i numeri che riguardano i nuclei familiari e le persone che il Mantello ha raggiunto e di cui si è preso cura in questi anni. Sono 273 nuclei e 1001 persone. E mi è piaciuto molto un commento tuo che ho sentito, mi pare da te, di quel 1001. Importante perché quell'uno? Sì, è importante, è stata una nostra volontaria a sottolinearlo. E ha detto che bello questo 1001. E mi ha colpito molto questa cosa, perché quell'uno lì è come se desse anche un po' questa speranza, cioè nel fatto che si può sempre fare di più, cioè quel più uno significa che c'è sempre spazio anche per un'altra persona, e quindi mi sembrava esprimesse molto bene questo concetto di accoglienza e anche di non lasciare nessuno indietro, che per noi sono pilastri fondamentali. Ecco, noi oggi facciamo questa intervista per due ragioni. Mi pare che se tu condividi, insomma, cioè quello di fare un po' un bilancio di quello che è accaduto in questi mesi di emergenza, lockdown, e che si sta portando avanti, anche se sempre c'è lo stato di emergenza, ma diciamo la situazione è meno drammatica sicuramente, ci si avvia verso una normalità, ecco, seppure cauta, con cautela. E l'altro è invece che parte una, si apre un nuovo bando e parte una nuova possibilità per altre famiglie o per le stesse famiglie. Possono, a proposito, questa è una domanda nella domanda, possono le stesse famiglie che hanno già usufruito, se sono ancora in difficoltà, chiedere di essere riammesse attraverso il bando ad un nuovo periodo, diciamo, di sostegno? Ecco, quindi due ragioni: il bilancio di questi mesi e il nuovo bando. Da dove partiamo? Io partirei un po' dal bilancio di questi mesi, perché appunto tutti ci siamo trovati così inaspettatamente a gestire una situazione, oltretutto per la prima volta, tutti, non c'è stata esperienza oppure non so, precedenti ai quali far riferimento. E quindi proprio in modo molto immediato ci siamo detti, ok, allora, il Mantello è un progetto, la relazione, però sta capitando questa emergenza a livello mondiale molto grave e veramente le persone si stanno trovando in difficoltà a prendere anche un pacco di pasta, perché quando di punto in bianco rimani a casa dal lavoro, non sai quando ti arriverà la cassa integrazione, poi sappiamo insomma che anche un po' con le varie crisi economiche degli ultimi anni non tutte le famiglie hanno risparmi da parte, certo. Quindi paradossalmente ci siamo trovati proprio in una situazione di emergenza dal punto di vista alimentare, quindi noi ci siamo detti abbiamo un market, fortunatamente veramente tutte le persone si sono anche date da fare per donarci, penso a tutti gli esercizi commerciali chiusi, ci hanno donato prodotti, persone che ci hanno fatto delle offerte in denaro oppure ci facevano arrivare qua delle spese. Quindi innanzitutto abbiamo detto ok, se le persone hanno bisogno di quello, rispondiamo su quello. Quindi noi ci siamo messi a disposizione per dare almeno una spesa, sempre con le modalità proprie al Mantello, quindi attraverso intanto un colloquio telefonico. E ringrazio anche la nostra volontaria Rita che da casa si è fatta non so quante centinaia di telefonate, e che era innanzitutto inventato un mestiere, esatto, esatto. E che era innanzitutto un modo, diciamo, molto concreto per prendere l'appuntamento, perché comunque noi rispettando tutte le norme sanitarie, però insomma
ci abbiamo sempre tenuto al fatto che le persone potessero venire qui a fare la spesa loro piuttosto che far recapitare a casa qualcosa di già preconfezionato, ma che quel colloquio lì in 3, 4, 5 parole è stata comunque l'occasione per dire non sei solo, no? Noi ci siamo, come ti stai vivendo questo periodo, e quindi veramente far sentire le persone accolte ancora prima della spesa. Faccio una domanda, in questo periodo, ho capito bene, si è allargato il ventaglio delle persone, delle famiglie a cui avete dato un aiuto, diciamo? Sì, sì, dal 15 aprile, che è stata poi la prima giornata nella quale siamo riusciti ad organizzare per accogliere persone, ad oggi abbiamo accolto 130 nuclei familiari nuovi, che li abbiamo definiti appunto nuclei corona. Che è già bello. Esatto, abbiamo detto togliamo la parola virus. Poi alcune persone sono venute un mese solo, altre persone hanno avuto bisogno di 2-3 spese. E quindi noi abbiamo detto sì a tutti, anche appunto fortunatamente avendo scorte alimentari, e quindi ecco, ci siamo sentiti di fare così. Quindi diciamo il lockdown è stato in molti casi, e anche nel vostro, di capire, soltanto diciamo un'etichetta ad un modo diverso di vivere la quotidianità, che però ha dietro tanta attività da parte vostra, dei volontari, da parte delle imprese che non si sono dimenticate del bisogno delle famiglie, quindi è stato un periodo intenso, diciamo. Sì, la relazione. La relazione l'avete fatta voi, non soltanto a distanza con lo smart working, ma molto concretamente, in presenza. Sì, sì, sì. Sì, sì, infatti devo dire che nonostante mascherine, guanti, distanze, però lo stesso mi sono resa conto, io adesso solitamente faccio più volontariato nell'area accoglienza, e invece insomma in questo periodo di emergenza ovviamente anche noi ci siamo trovate d'organico ridotto, e quindi ho detto ma sì, adesso mi metto a fare la cassiera anch'io. E devo dire che è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, e così anche tanti volontari che hanno sempre fatto area accoglienza e che si sono sfidati invece a seguire anche più la parte del market, perché comunque se veramente c'è l'intenzione di entrare in relazione con l'altro, basta veramente anche quei 10 minuti di spesa, anche solo nel sorriso che si fa quando entra la persona, credo che sia stato un qualcosa che ci abbia fatto enormemente crescere, e proprio mettendoci in gioco per migliorare poi sempre di più, perché alla fine è sempre una palestra, quindi è tutta una questione per migliorarsi. Sì, parto molto a sorridere con lo sguardo in nei mesi, diciamo così, di lockdown e di azione molto forte di contenimento. Ma si continua anche adesso, insomma, magari la mascherina non ci permette sempre di riconoscerci al primo sguardo, ma gli occhi sanno sorridere, è così. Sì. Ecco, adesso parte, si apre un nuovo bando, che vuol dire che cosa? Sì, allora, il bando è quello che poi permette l'accesso vero e proprio all'emporio, e quindi di fare un po' il percorso di cui si parlava prima. Quindi mettersi degli obiettivi, capire proprio come i volontari del mantello possano aiutare e sostenere le persone. Quindi i requisiti d'accesso non sono cambiati, quindi c'è questo criterio dell'ISE che deve essere tra i 3 e i 10.000 euro, l'età, che in realtà l'età l'abbiamo abbassata un pochino perché abbiamo messo dai 25 ai 67 anni. E poi la residenza nei comuni di Ferrara, Masitorello o Voghiera. Okay. Ecco, una novità rispetto agli altri anni è proprio perché questo periodo, questa pandemia, purtroppo è andato a rischiare di aggravare delle situazioni che invece prima, no, tante persone magari con qualche espediente, diciamo, però se la sono sempre cavata, e questa emergenza sanitaria ha privato
anche di quei lavoretti, quei piccoli espedienti. Quindi noi abbiamo, proprio per dare spazio a tutti quelli che ne hanno bisogno, ed avendo però risorse limitate sia a livello umano che di prodotti, abbiamo deciso che chi ha già partecipato al percorso completo del mantello, quindi ha già fatto qua con noi 12 mesi, 18 mesi, per questo bando non potrà ripresentare la domanda. Al contrario, invece, le persone che abbiamo conosciuto anche durante il periodo di emergenza corona, se poi sono interessate a partecipare, possono tranquillamente fare domanda. Tant'è che, e colgo anche l'occasione per dirlo, fino alla fine di dicembre, un po' perché abbiamo visto che Conte ha prolungato lo stato d'emergenza, poi speriamo che ovviamente la situazione vada per il meglio, però non si sa quello che accadrà, noi fino a dicembre abbiamo comunque deciso di tenere aperta la possibilità di dare una spesa all'occorrenza e in situazioni veramente di necessità. Questo comunque per riuscire in qualche modo a rispondere lo stesso al bisogno delle persone. Certo, ci sono tanti bisogni, quindi anche se non entrano, diciamo, con il bando, voi fino a fine dicembre continuate comunque ad ascoltare, ecco, a ricevere, diciamo, le domande, ecco, di chi si trova in difficoltà improvvisamente per questa situazione di emergenza. Ecco, fino a quando resta aperto il bando? Quindi qual è il termine entro cui occorre fare domanda? Il bando chiude il 17 di settembre, quindi entro il 17 settembre c'è la possibilità di fare la domanda. Ecco, quello che chiediamo, perché poi gli altri anni solitamente le persone venivano qui, però proprio per evitare di creare assembramenti, confusioni, quello che chiediamo è di prendere un appuntamento telefonico. Quindi noi abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un sito internet www.ilmantelloferrara.org e quindi lì ci sono i numeri di telefono, la mail, perché appunto chiediamo di prendere un appuntamento e di rispettare scrupolosamente l'orario di appuntamento, certo. Proprio, insomma, perché l'attenzione non è mai troppa. Certo, giustissimo. Vedo che però tu hai parlato dei comuni del intorno a Ferrara, no? del comune di Ferrara, compreso Voghera e Masitorello. Però vedo che c'è anche un mantello Pomposa, che è il mantello più giovane, diciamo, è un po' derivato, no? Una costola del mantello Ferrara, è così? Sì, è un progetto, anche quello di Agire Sociale, ex Agire Sociale, ora CSV Terrestensi, e devo dire che anche loro in questo periodo di lockdown si sono attrezzati comunque per dare le spese, anche loro come noi hanno lavorato in sinergia con i servizi sociali per poter appunto intercettare altri nuclei che avevano bisogno e durante un po' il periodo di lockdown ci siamo tenuti in aggiornamento sia con Giuliano, che è il presidente dell'ente gestore di Pomposa, e anche un po' con tutta la rete degli empori, anche per condividere un po' esperienze diverse. C'è chi ha potuto chiudere. È una rete emiliano-romagnola? Sì, abbiamo una rete, sono proprio la rete degli empori dell'Emilia Romagna, e sono poco più di una ventina di empori. E noi ci vediamo circa una volta al mese, ogni 40 giorni, un po' per condividere una progettazione comune, per portare avanti delle idee in condivisione. E anche durante il periodo di lockdown, via mail, è servito un po' anche questo confronto per capire anche gli altri empori come si stavano attrezzando. E tutti hanno seguito un po' questa, diciamo, linea, quella cioè di intervenire anche nei confronti di famiglie che non facessero parte, diciamo, del nucleo delle famiglie dell'emporio? Sì, diciamo che poi ogni emporio può essere anche molto diverso dall'altro, quindi anche a partire dalla modalità di accesso. Ci sono alcuni empori che prendono le persone inviate dai servizi sociali, non fanno un bando, c'è qualcun altro che invece in qualsiasi momento prende in carico delle persone, quindi però diciamo che, insomma,
anche proprio a livello di Emilia-Romagna, gli empori solidali hanno dimostrato veramente di essere un punto di riferimento e una realtà sempre più in crescita, capace di rispondere ai bisogni delle persone. Della comunità. Ecco, le imprese naturalmente, come i cittadini singoli che cercano di partecipare con il loro aiuto, con il loro contributo, sono fondamentali. Allora io chiuderei con un ringraziamento a tutti i volontari del Mantello e ti farei chiudere con un ringraziamento alle imprese perché continuino i cittadini ad essere a loro volta solidali con il Mantello. Sì, infatti, intanto mi associo anch'io ovviamente al ringraziamento a tutti i volontari perché devo dire che anche quando in televisione si parla, ovviamente i medici, gli infermieri, però anche le persone dei supermercati, io pensavo, ma c'è anche questi volontari che non è un lavoro, quindi non glielo chiede nessuno, rischiano la loro salute per essere qui e comunque non far mancare niente alle persone, è veramente un qualcosa che, insomma, riempie anche un po' di commozione e c'è bisogno, secondo me, di commuoverci nel mondo in cui viviamo. E poi sì, un ringraziamento veramente fondamentale a tutti, perché poi quando si parla, anche si guardano i bilanci e di questi numeri, cioè veramente non è merito della sola associazione, non è merito del singolo volontario, ma è veramente merito di tutte le persone che o fin dall'inizio o dopo hanno veramente continuato a credere in questo progetto e quindi penso che poi il risultato si veda se alla base c'è questo crederci e quindi insomma speriamo, ecco, mi piace anche questo augurio perché comunque non è neanche facile continuare a credere, però insomma di continuare a crederci tutti insieme. Certo, è una missione importante ed è soprattutto importante questo senso della comunità che voi tenete vivo e vitale anche al vostro interno e diciamo e anche facendo crescere insomma questo senso di appartenenza e di radicamento in tutti noi che vi conosciamo, che abbiamo capito anche nel tempo che non scherzavate affatto. Ecco perché ho parlato di donna della ferma volontà. Allora, grazie. Buon lavoro, auguri a tutti e ci sentiremo poi cammin facendo. Sì. Grazie mille, grazie veramente. Giulia, grazie a voi.